Eccoci ancora in diretta dal Parco Sempione per la manifestazione Le nostre vite e la nostra libertà, qui con Andrea Baldeschi e Andrea Sidoti della televisione web. Abbiamo assistito a diversi interventi nel corso della giornata, adesso tra poco salirà sul palco Lella Costa dopo un intermezzo musicale. C'è stata anche la partecipazione a sorpresa del segretario della CGIL Susanna Camusso, che è intervenuta anche lei sui temi della manifestazione. E poi ci sono stati gli interventi di Beppino Englaro, adesso c'è appena stato un video di Dario Fo, e infine un contributo video anche da parte di Mina Welby, che non è potuta essere qui per un piccolo infortunio. E si è parlato quindi di laicità dello Stato, anche in riferimento al fine vita, e quindi si è parlato soprattutto di temi come fine vita e altro. Adesso lasciamo lo studio per un'intervista con Lella Costa. Buonasera. 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 Cosa pensa di questa manifestazione? Non sento. Sarà sicuramente felice di essere qui per la manifestazione sulla laicità. Di cosa parlerà nel suo intervento? Allora, il mio non è un intervento da professionale. Io non credo di essere qui come attrice, come comica o come... Certo. Ma penso di essere qui come cittadina di un paese che, rispetto alle battaglie della laicità, deve fare ancora tanta, ma tanta strada. Anche se penso che davvero siano tutte battaglie che stanno dentro al bene comune. Quindi non mi sembra che devo essere tanto io a dire perché sono qui, ma semmai sono quelli che non ci sono che dovrebbero spiegarmi come mai. Sì, in effetti è un tema che interessa a tutti. Assolutamente, assolutamente. Prima c'è stato anche l'intervento di Susanna Camusso, con cui ho visto che siete amiche. Sì, ci conosciamo, siamo ragazze di Milano. In effetti questi sono temi che riguardano tutti, l'autodeterminazione. Forse in Italia siamo più indietro rispetto agli altri paesi a causa del ruolo della religione, che in noi è fortemente... Ma sì, sicuramente, però io penso anche che valga molto l'assunzione di responsabilità individuale. Se solo ti fai due domande rispetto a che cosa vuol dire libertà di scelta, libertà di autodeterminazione durante la vita e quando la vita finisce, nei confronti di se stessi e delle persone a cui si vuol bene, davvero bisognerebbe, credo, tutti quanti fare un piccolo sforzo di assunzione di responsabilità, perché davvero... Questo è il bene comune, occupiamocene. E per questo si manifesta oggi. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. So good, I got you. So good, so good, I got you. Di nuovo in diretta qui sulla televisione web con Marco Miglianti, presidente dell'associazione della Chiesa Pastafariana Italiana. Ecco, una domanda innanzitutto sulla manifestazione. Grande partecipazione per un diritto che è quello alla laicità, che è molto importante nella nostra società. Sì, noi siamo molto contenti perché dall'inizio, quando ci è stato proposto di far parte dell'organizzazione, abbiamo messo a disposizione il conto corrente e il PayPal dell'associazione Chiesa Pastafariana Italiana, che è registrata all'Agenzia delle Entrate, per consentire il crowdfunding e per diciamo raccogliere i fondi per poter
fare tutto questo, e siamo veramente contenti di vedere questa partecipazione per una cosa che è veramente importante, che è la laicità dello Stato. Ecco, il tema dell'ironia, che sembra essere un'arma importante per poter combattere un'istituzione che sembra molte volte non ascoltare, non fare caro problemi importanti come appunto quella dei diritti di tutte le persone, anche dei diritti religiosi. Sì, noi abbiamo scelto questa arma perché pensiamo che, abbiamo visto anche nel concreto, cioè noi siamo quelli che hanno fatto le tagliatelle in piedi per risposta alle sentinelle in piedi, abbiamo visto che con il sorriso e con l'ironia la gente si avvicina, mentre ci sono associazioni che comunque portano avanti temi importanti, ma lo fanno in un modo molto serioso, e quindi la gente spesso è un po' titubante, invece con noi si avvicina perché vede questo sorriso. Noi portiamo gioia, noi diamo le tagliatelle, quindi pensiamo che l'arma del sorriso sia un'arma molto importante. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi di tutto. Continuiamo con la manifestazione. Per adesso è tutto, noi teniamo la linea alla regia. Problemi tecnici. Chiederò un bel rimborso spese. Siamo di nuovo in diretta da Piazza del Cannone, sempre più piena. Hanno appena finito di suonare. E niente, che cosa vogliamo dirvi? La giornata, diciamo, sta andando bene, stiamo parlando un po' di tutti i diritti e delle libertà dei cittadini, della laicità, delle istituzioni. Sono qui con Andrea Valdeschi, anchorman di La Televisione Web. E niente, di cosa possiamo parlare? Beh, è stata una manifestazione importante. Direi che l'esito è positivo perché... tanta gente, tante tematiche relative alla vita, relative alla morte, che è un tema un po'... Esatto, tematiche pesanti, importanti, su cui ancora ci troviamo a discutere. E potremmo andare avanti a discuterne all'infinito. Esatto. Che possa essere questa manifestazione anche un monito per le istituzioni, per accogliere determinati progetti, esatto, riguardo, esatto, per esempio all'aborto, no? Esatto, riguardo all'aborto, ad esempio siamo ancora qui a parlarne, abbiamo visto prima degli ospiti. Abbiamo avuto prima anche degli ospiti che hanno parlato ancora della 194, la 194 è entrata in vigore 37 anni fa, ma siamo ancora qua a parlarne perché spesso l'attuazione è difficile, cioè ci sono molte donne che ancora fanno fatica ad intraprendere il percorso dell'aborto perché è forte il fenomeno dell'obiezione di coscienza, sono quasi il 70% i medici obiettori in Italia, con dei picchi massimi nelle regioni del sud Italia. E che cos'altro dire, appunto, speriamo anche che manifestazioni come queste possano anche sensibilizzare in un certo senso la gente su queste tematiche, tornare a muoversi. Cioè, la domanda che ci si pone è: se ci fosse un nuovo referendum, che cosa direbbe la gente su queste leggi? Che cosa... Tenendo in considerazione che per esempio è stato fatto un referendum, anzi le firme per il referendum di possibile anticipati, che purtroppo sappiamo non essere passato, e quindi questo potrebbe essere una bella risposta a dei problemi che l'Italia non riesce ancora a risolvere. Esatto. Abbiamo sentito anche Susanna Camusso, che è leader della CGIL, è venuta qui a parlare con noi, a parlare della laicità dello Stato, quindi il fatto che ci sia una persona che di questo calibro ha una manifestazione sulla laicità vuol dire che la manifestazione sta avendo grande successo. Cosa ci vuoi dire sempre a proposito di queste tematiche relative alla laicità della legge 40? La legge 40, la fecondazione assistita,
È una legge che è stata fatta nel 2004 dal secondo governo Berlusconi, una legge che viene smantellata giorno dopo giorno dalla Corte Costituzionale. Ci sono tanti articoli che sono stati presi, messi in discussione, l'articolo sugli embrioni per esempio, che non ti permetteva fino all'anno scorso di poter avere più visite, per poter avere più possibilità di avere figli. Vedo che il palco sta tornando agibile per le discussioni, diamo di nuovo la linea allora al palco.